Ciao a tutti carissimi, carissime, benvenuti nel mio canale, grazie e benvenuto soprattutto ai nuovi iscritti, non che io non voglia dare il saluto anche agli iscritti che mi seguono da tanto tempo, però ho visto che c'è stato un incremento di iscritti e quindi un saluto particolare ai nuovi iscritti. Andiamo a fare questa stesa e andiamo a chiedere un po' le novità del periodo di Pasqua, quindi andiamo un po' a cavallo del periodo, un po' qualche giorno prima di Pasqua, i giorni di Pasqua e qualche giorno dopo. Andiamo a vedere un pochettino il periodo di Pasqua, le novità, le sorprese, cerchiamo di vedere soprattutto gli eventi in positivo. Andiamo a scegliere il mazzo, voglio usare questo. E questi qui. Eccoci qua. Allora, vi faccio scegliere tra il riccio e il panda. Va bene? Non faccio i mazzetti prima, li mescolo davanti a voi in diretta nel video e quindi andiamo a vedere per chi ha scelto il riccetto. Lo mettiamo qui. Allora, per te che hai scelto il riccio, vediamo le novità del periodo di Pasqua. Che succede? Che cosa farai? Che cosa non farai nel periodo di Pasqua? Capricorno. Bilancia. L'impiccato. Allora, innanzitutto qui come segni zodiacali potresti avere a che fare con il Capricorno e con la Bilancia o essere tu Capricorno e Bilancia. Ok. Detto questo, potresti non lo so, mi viene da pensare che essendo che di mezzo ci sta il periodo di vacanze, ti rimane in sospeso una questione, cioè abbastanza ovvio, un po' dire un'ovvietà, ti rimane in sospesa una questione da sistemare, che però diciamo nel periodo pasquale devi per forza di cose la devi tenere in stand by, ok? Può essere un lavoro, può essere una questione di professione, può essere una risposta che tu aspetti da un punto di vista, non so, di un avvocato, di un consulente, o tu devi intraprendere un'azione ma non la riesci a intraprendere in questa periodo, mi viene da dire, è un po' un'ovvietà, beh, è normale perché insomma in questi giorni magari è tutto chiuso. Come qui un rimandare una situazione da risolvere che non la risolvi in questa settimana qua. Senti, allora io guarda, non so perché, giusto in questo periodo qui, meno male che l'ultima carta è una carta bellissima, però qui mi risulta una grossa preoccupazione tua. Anche in questi giorni mi risulta una grossa preoccupazione tua, è come qualcosa che tu. Come se ti rammarichi di non risolvere nel periodo pasquale. Però qui le carte poi ti dicono, vedi, stai tranquilla perché qui tutto si risolverà per il meglio. Se c'è un esito di questa situazione, però io vedo molto che ti angoscia questa situazione qui, perché c'è il 9 di spade, c'è il 5 di spade, c'è il 10 di spade, però su carte che invece io è come se qui ci fosse una super preoccupazione per qualcosa. Dove però le carte ti dicono, guarda, qui c'è periodo di festeggiamento, c'è anche un certo benessere economico e comunque l'ultima carta è quella che mi sta dicendo, non dico non ti preoccupare, perché io qua comunque la preoccupazione la vedo e ne vedo pure parecchia. Fatemi vedere un pochettino, ma che cosa sono tutte queste spade giusto nel periodo pasquale? Fatemi vedere, perché poi io ho un bellissimo 3 di coppe, ragazzi e ragazze, meno male.
viaggio. Il pericolo al contrario, il messaggio. Ma allora, ragazzi, siccome qua c'è il pericolo al contrario, è come se qui ti prendi uno spavento, ma tutto poi rientra. Un falso spavento, un falso allarme, una notizia che sembra brutta, ma brutta non è, non solo brutta non è, ma è come se qui tu ti aspetti il peggio da una situazione, ti aspetti il peggio da una situazione e invece poi hai un esito positivo, può essere verso la fine di questo periodo pasquale, però io qui vedo molta ansia, molta ansia, molta ansia. Vero che siamo già adesso nel periodo pre-pasquale, può essere che in questi giorni qui tu sei con molta ansia, come se ci fosse paura di non riuscire a portare a termine qualcosa. Ma qui le carte ti dicono tranquilla che qui lo porti a termine. È come se qui hai paura di una perdita, hai paura di non riuscire a fare un qualcosa, anche qui di non riuscire a mandare. Non finire un documento perché qui abbiamo il pericolo, al contrario, il messaggio e la giustizia. Come non riuscire a fare un atto in tempo, come non riuscire a fare una comunicazione formale in tempo. Ma stai caricando di ansia tantissimo, forse perché pensi che in virtù del fatto che ci sono le vacanze, dici poi non riesco a farlo più. Invece qui le carte ti dicono c'è tantissima, c'è un po' troppa ansia, però le carte qui poi ti dicono meno male che poi qui anche tu festeggerai la Pasqua in una maniera felice, tranquilla, avrai anche una buona notizia. Però c'è molto 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 lavorio mentale, permettimi di dire anche troppo, anche troppa preoccupazione, cioè la stai facendo pesante una situazione che invece... Le carte ti stanno dicendo che invece è risolvibile, ok? Allora, invece, per chi ha scelto il panda, quindi insomma, per chi ha scelto la prima stessa, cioè insomma, andateci piano con le preoccupazioni perché a volte c'è un ingigantire, è come quella paura di non riuscire a finire in tempo un qualcosa, invece non lo si farà. Troppa ansia. Prendete qualcosa perché. Aiutatevi a rilassarvi, prendete qualcosa anche sotto forma di musicoterapia, anche sotto forma di audio rilassanti, di fare delle belle dormite, di staccare la spina. Troppa ansia per la prima stesa. Allora, vediamo qua. Qui abbiamo aria, leone, forza e cervello, c'è qua, e razionalità. E l'imperatore d'Oriente, che sono due? No, è una. Andiamo a vedere con le altre. Qui c'è una figura maschile che ti può dare una mano. Una figura maschile che ti può anche infondere una certa fiducia, una certa sicurezza in te stessi, in te stessa, in te stesso. O comunque qui da parte tua c'è anche il comunicare in maniera molto decisa nei confronti di un personaggio importante le tue intenzioni o la tua posizione. Qui c'è da parte tua una presa di posizione molto forte, molto importante. Vediamo adesso come verrà. Mamma mia, queste carte. Ah, sapete che ho fatto? Ho mischiato due mazzi. Perciò mi sembravano troppe le carte. Ragazzi, ormai facciamo così, dai. Giochiamo questo giro, giochiamolo su due mazzi. Ecco perché non le riuscivo a tenere in mano. Perché ho preso, vi faccio vedere. Praticamente, vedete, la copertina è simile, ma sono due mazzi diversi e li ho mescolati insieme. Vabbè, non fa niente. Siccome uno è di oracoli e l'altro di tarocchi, va bene così. Facciamo questo esperimento. Anche per voi c'è l'appeso. Allora, qui c'è proprio c'è l'intenzione forte di voler raggiungere un obiettivo e se qui hai delle persone, diciamo, contro, non c'è nulla che ti fermerà. Anzi, io qui vedo, stravedo
l'esito positivo, cioè ribadisco, tu qui andrai a manifestare il tuo atto di volontà, qui come se tu qui dai una sentenza. Avete presente quando io faccio la ritualistica e vi dico è così, così è, così è fatta? E chi riceverà questo tuo, diciamo, non comando, è una presa di posizione. Poi mi esce addirittura, ecco perché voglio vedere l'esito per questa persona qui. Come se questa persona ti riconosce poi. Qui c'è anche una situazione, qui c'è anche una situazione per la quale se devi chiarire con qualcuno con il quale c'è stata una divisione, un allontanamento, una frattura, anche una lunga pausa di allontanamento, qui ci sta sicuramente il riavvicinamento, ok? Di mezzo ci potrebbe essere anche una persona molto più piccola di te, più giovane, oppure l'elemento dell'immaturità da parte dell'altra persona dalla quale ti potresti essere allontanato o allontanata. Qualsivoglia fosse la ragione per la quale tu devi. Qui c'è una presa di posizione. Tu vai da una persona, da questo qui, da questo imperatore d'Oriente, che mi viene anche come persona importante. E fai presente, ma in maniera molto decisa, cioè questa persona ti ascolta, non solo ti ascolta, ma ti dà ragione. Qui c'è anche il capovolgimento di una situazione che da situazione sconveniente diventa conveniente per te, da situazione perdenza diventa situazione favorevole a te. Se hai ricevuto un no e stai rifacendo una domanda per qualcosa, qui ricevi un sì. Se qualcuno ha cercato di boicottare i tuoi progetti, adesso invece è arrivato il momento di ricevere, di raccogliere qualcosa di positivo. Io quello che vedo forte, 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 c'è cioè l'energia del leone, l'energia di aria, quindi degli elementi di raziocinio. Ok, quello che vedo qui è l'elemento d'aria, Mercurio, Mercurio vedo qui, il leone, la grinta, la determinazione a raggiungere i tuoi sogni. Qui ci potrebbe essere anche un sogno che si realizza. Per qualcuno potrebbe essere anche l'incontro romantico con qualcuno, perché abbiamo anche la carta degli sposi. Non dico qui addirittura una richiesta, una proposta di matrimonio, ma qui potrebbe essere anche semplicemente un rapporto di qualsiasi tipo, ma comunque con una base come minimo amicale di affetto, un rapporto che si concretizza e diventa sempre più importante. Però il comune denominatore di questa stesa, lo ripeto, è che qui c'è un qualcuno che ti riconosce un qualcosa, che ti viene anche incontro cioè se tu qui hai fatto una domanda, qui ti arriva un sì. Se il destinatario di questa domanda, se la risposta affermativa o negativa dipende da quest'uomo, anche un uomo importante, qui riceverai un sì, un qualcuno che capovolge una situazione dove non ti veniva dato, dove non ti veniva riconosciuto e invece adesso ti viene riconosciuto. Qui c'è il perseguimento del proprio sogno, dei propri sogni, dei propri obiettivi. Potresti avere anche delle notizie piacevoli riguardo a un ragazzo, un ragazzino che non sentite un po', non so per chi di voi c'è un figlio, nipote, nipotino, il figlio di qualcuno, qualcuno che vi viene a trovare, eventi piacevoli in questo senso qui. Comunque qui c'è una situazione che da bloccata si sblocca in tuo favore. Questa carta dell'appeso ce la lasciamo al passato perché qui sta arrivando a noi la realizzazione di quello che noi abbiamo chiesto o richiederemo. Ok? Vi saluto e vi auguro di nuovo una felicissima Pasqua. Ciao, interagite nei commenti, mi raccomando. Ciao.